John, mi senti? Una roccia mi blocca la gamba. Aspetta, cerco aiuto. No, sono alle costole della Trinità. Non voglio attirare l'attenzione. Sto arrivando. Non ci vorrà molto. Attenzione, la via d'accesso è piena di trappole. Alla Trinità serve ancora. Stanno proteggendo qualcosa. Lara! Cavolo, questo posto è enorme. Direi che la ricerca è stata utile. Sappiamo cosa vuole la Trinità. Già, volevano tenerci fuori a tutti i costi. Ringraziamo le note di tuo padre. Ti ho vista mentre il passaggio ti crollava addosso. Non vuoi che ti guardi la ferita? No, sto bene. Questo cos'è? Costellazioni. Questa iscrizione è una specie di enigma. Pesci rosa? Pesci rosa. Una montagna incoronata d'argento. C'è una data qui. Ma qualcosa non quadra. È stata danneggiata, forse intenzionalmente. Perché la Trinità l'avrebbe sabotata? Di solito distruggono tutto. No, i danni sono precedenti. Ma chi potrebbe averlo alterato? Lara! Dobbiamo uscire di qui! Lara! No! Ancora un secondo! Andiamo! Forza! Forza! Presto! Avanti! Se non mi avessi portata via, sarei ancora lì a fare foto. Saresti ancora lì, non a fare foto, però. Smettila. Ehi, vuoi riposarti un po'? Magari ci vediamo al caffè.
Il dottor Dominguez dovrebbe arrivare oggi. Buona idea. Cercherò di risolvere l'enigma. Vediamo se la data c'entra qualcosa. Giusto. Pesci rosa, montagne incoronate d'argento. Comunque, questo caffè pare che si mangi molto bene. Conosco il cuoco. Non ho molta fame. Dopo tutto questo casino, io sto morendo. Mangerei una balena. Eccolo là. Ci sono novità sul dottor Dominguez? Non molte. Dirige gli scavi della Trinità in zona. Mio padre l'ha menzionato nel suo diario. Più di una volta. È un esperto di rovine precoloniali. Dicono che sia un tipo in gamba. Un bel aiuto in città. Come va la ferita? Jonah, guarda. L'enigma. Sono indicazioni. Per trovare la città segreta vai a sud lungo la riva finché non troverai il pesce rosa. Sì, io ci ho pensato. Sono i delfini rosa, si trovano in Amazzonia. E continua. Poi insegui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento. E guarda qui. Questa è la costellazione dell'Idra, il serpente, e questa stella è il cuore. Tramonta sud-ovest. Quindi a sud-ovest del rio delle Amazzoni. Brasile? Perù. Perù. Ok, questa data trovata alle rovine, se guardi con attenzione è danneggiata. Questo numero a prima vista potrebbe sembrare un 13 Maya, ma se fosse in realtà un 8, con la precessione... Cioè? La precessione... La Terra è inclinata e col tempo le stelle cambiano posizione sull'orizzonte. È importante se navighi seguendo le stelle. Okay. Nel calendario Maya corrisponde a 2000 anni di differenza. A quel tempo il cuore del serpente tramontava a ovest. Ecco perché è in Perù e non in Brasile. La Trinità cerca nel posto sbagliato. Esatto. Dobbiamo cercare la montagna incoronata d'argento in Perù. C'è anche qualcos'altro che riguarda una chiave. Cosa cerca la Trinità nella città segreta? Dottore, abbiamo trovato qualcosa allo scavo. Davvero? Andiamo. Hai sentito anche tu? Vediamo dove ci porta. Lara, aspetta. Questo posto è sorvegliato. Mimetizziamoci. Quelli della Trinità sono arrivati. Ho saputo che hanno portato la forza. Gli starò alla larga. Meglio evitare che si ripeta quello che è successo con l'altra cellula. Sapranno che siamo stati all'altro sito. Una seratina tranquilla. Ma dove è andato Dominguez? Non può essere. Deve essere in corso. Già. Diamo un'occhiata. Qualcuno saprà dirci qualcosa. John, è al cancello. Bene. Non devono sentire. Credo ci sia un altro modo per scavalcare. A loro ci penso io. Ehi, ragazzi, come va? Bene, ma da qui non si passa. Mi hanno detto che c'era un bel festino delle pollastre truccate da pesca. Voi non ne sapete nulla. Non è un posto per turisti. Sì, ma sai, è Maria che mi ha invitato. La conoscete? È mia cugina. Mia abuela era di qui, anche se non sempre. Io volevo fare un'offerta. Cosa fate con le lenzuola? Ok, fa niente. Vedo che siete impegnati. Non vi farò perdere altro tempo. Buona giornata. Grazie per il vostro prezioso lavoro. Ciao! Jonah, ci sono. Bene. Quelle guardie prima non c'erano. Dominguez deve sospettare qualcosa. Permesso. John, sono entrati nella zona di scavo. È recintata e c'è una guardia al cancello. Troverò un altro modo di entrare. Ho una buona visuale. Controllo il perimetro.
Deve esserci dell'altro in queste rovine. Una piramide Maya dentro una specie di grotta. Affascinante. È solo colpa tua. Andiamo. Che aspetti? Un momento. Sono un ufficiale governativo. Devo esserci anch'io. Mi spiace, caro il mio capo Archeo. Ma il tuo contratto è terminato. No, vi prego. Posso pagare. Stai tranquillo. Lavori per la Trinità? Cosa hanno scoperto? Hanno cercato l'ingresso del Tempio per molti anni. Oggi l'abbiamo trovato. Devo avvisare mia sorella. Sta venendo qui. Jonah, la Trinità ha provato a uccidere un archeologo locale. Oddio. Devo scoprire cosa stanno cercando. Conosco questa figura. Ishel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel, la chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Jonah. Sì, ti ricevo. Jonah, c'è un affresco qui. Rappresenta uno scrigno. L'iscrizione dice scrigno d'argento di Ishel. Ecco cosa c'è nella città segreta. Questo è un mito Maya. Dice che lo scrigno evocherà il dio Kukulkan. Il dio della creazione. E la Trinità lo vuole. Aspetta un momento. Mi sembra di vedere una serie di cataclismi. Uno tsunami, una tempesta, un terremoto, un'eruzione vulcanica. E pensare che è il dio della creazione. Beh, per i Maya Kukulkan è il dio della creazione e della distruzione. Questa sembrerebbe la costellazione dell'Idra, ma le stelle sono fuori allineamento. Ho trovato un pugnale. E c'è un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Non possiamo lasciare che lo prenda la Trinità. Ci serve un piano. Merda. Lara, ci sono le guardie della Trinità. Fermi! Ora basta. Lara Croft. Non è così che speravo di conoscerti. Ho seguito con interesse il tuo lavoro.
La Trinità c'è sempre. La chiave di Shashel. Ho sacrificato tutta la mia vita per questa. Dove si trova lo scrigno di Ishel? Dallo a me. Si trova in un posto sicuro. Quindi non ce l'hai? Non avrei mai pensato che l'avresti presa tu. Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore. Senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara, l'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo. E questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Tu avresti fatto lo stesso! Addio. Già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione. Ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti. Capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può. Dobbiamo fermarlo. È tutta colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No. Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo. Ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che può... Sei l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma. Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. Poi troveremo lui.
Secondo me stiamo cercando una montagna vulcanica. La corona d'argento forse è un banco di nuvole in vetta. Non riesco a togliermi quella gente dalla testa. Hanno perso tutto. L'enigma recita: segui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento ove le gemelle dialogano. Chi saranno queste gemelle? Questa tempesta non ci voleva. È solo un po' di pioggia. Concentriamoci sulla montagna nuvolata. Una montagna. Se la troviamo, come sapremo che è giusta? Lo sentiremo. È il nostro unico indizio. L'affresco dice che ci saranno altri disastri. Il modo migliore di aiutarli è fermare quei disastri e la Trinità. Ok. Ma chi ci dice che è vero? Jonah, ho sentito qualcosa quando ho preso il pugnale. Intendi le scosse dello tsunami? Molto di più. È stato come risvegliare qualcosa. Lo so che non ha molto senso e lo so che è difficile da credere, ma ho bisogno che tu ti fidi di me. Dobbiamo fidarci entrambi. Ehi, forse l'ho trovata, guarda. Davvero? Eccola! È una brutta tempesta. Meglio tornare domattina. Ma ci siamo quasi. Hai ragione, la Trinità non si fermerà. Miguel, c'è un posto per atterrare? Posso farvi scendere a Quack Yaku. Andiamo. Tenetevi forte, ora si balla! La montagna incoronata d'argento si avvicina. C'è qualcuno laggiù. Devo raggiungerlo. Un pezzo dell'aereo è caduto qui. La mia attrezzatura è in quel carico. Devo tirarlo giù. Perché non ho messo tutta la mia roba insieme?
ragazzi? Mi ricevete? Rispondete! Miguel! Dove sei? Cavolo! Non mi piace. Miguel! Dove sei? Oh no. Miguel! 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 Ucciso. Ehi, cosa è successo a Miguel? Non ce l'ha fatta. Che cos'hai al braccio? Una specie di parassita. Cercavo dell'assenzio, ma qui non cresce. Fammi vedere.
Oh, ehi, che cosa stai facendo? Se lo lasciamo dentro, peggiorerà ancora. Siediti. Sei sicura di quello che fai? Una volta mi è successa una cosa simile da bambina, quando ero in Egitto. Preparati, ti farà un po' male. Credi che la tempesta di prima fosse quella tempesta? Quella dell'affresco? Non lo so. Penso che dovremmo fare un attimo il punto. Ci siamo presi un gran bel rischio a voler volare nella tempesta. Io non credevo sarebbe stata così violenta. Avrei dovuto insistere per tornare. Ti conosco. Ti fissi su un problema e per te tutto il resto scompare. Jonah. Io... Ehi. Sono con te. È una mia scelta. Il più delle volte. Ma se moriamo, chi fermerà i disastri? Chi cercherà di fermare la Trinità? A volte mi sento come se avessi l'obbligo di andare avanti, anche solo per non deludere il prossimo. Ma stavolta era una questione di poche ore. Potevamo tornare indietro. Bisogna dargli un nome. Ok. Eli? Come mio cugino. A volte sa essere un gran parassita. Ciao, ciao, Eli. Grazie. È meglio andare. Se riusciamo a trovare Kuak Yaku, per questa notte abbiamo dato. È buona idea. John, dammi una mano. 3, 2, 1. Lara! Lara! Forza! Bene. Dammi una mano qui. Hai dei brutti tagli. Meglio accamparci qui. Fammi dare un'occhiata. È profondo. Sai, con tutto quello che ci è capitato di recente, ho iniziato a pensare a mio fratello. Ho sempre provato a proteggerlo.
da mio padre, da se stesso. Ma l'ho perso. Hai fatto tutto ciò che potevi. Se fossi stato al posto giusto, al momento giusto, lui sarebbe ancora qui. Se solo fossi stato un po' più attento. Non puoi proteggere tutti, John. Grazie. Mi manca. Lo so. I miei genitori mi mancano molto. Ho sognato mia madre di recente. Davvero? Era così chiaro. Quando ero piccola, mio padre mi teneva nascoste alcune cose. Aveva segreti, su di lei soprattutto. E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire dopo che morì. Non mi ha mai impedito di cercare risposte, però... Anche se ho ancora così tante domande. Ha creato tanti misteri, quanti ne ha risolti. Dominguez ha detto che avrebbe usato lo scrigno d'argento di Ischel per ricreare il mondo. Se tu avessi quel potere, cosa faresti? Andrei nel panico, direi. Non torneresti a quando tuo fratello era vivo e stare ancora con lui? E perdere tutto il resto? Non potrei. Mi piace questo mondo, non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Per conquistare il tesoro, l'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re in astuzia, raggiungere la tomba proibita e risolvere il mistero della Regina Bianca. Il percorso sarà irto di ostacoli. Lara, stai facendo i compiti di matematica? L'esploratrice non può perdere altro tempo. Li sto cominciando! E ora pensiamo al vero tesoro della tomba proibita. La nostra eroina non deve farsi sentire dal re. E ora cosa c'entra? È in camera sua, sta facendo i colpi. Non ha molto tempo. La guardia reale non si aspettava che Croft scalasse il castello. Riesce a trovare un'entrata più in basso. Dovrà fare attenzione. Sto
faccio queste cavolate. Merda! Croft si compiace della sua audacia. Ormai è vicina. Finalmente può entrare nella tomba proibita. Nella notte il pipistrello gigante ha rapito la regina a 30 gradi nord e 90 est. La penna ha tracciato il suo cuore. La luce schiuderà il suo amore. Chissà se la regina bianca si sente sola. Col cuore in gola, la nostra eroina si avventura nel profondo dell'ignoto. Sono cose della mamma. La strada è buia. È piena di pipistrelli, disse il cavaliere rosso. La regina bianca lo guardò con un sorriso incuriosito e disse: pipistrelli? Non ho paura dei pipistrelli. Io non ho paura di niente. Descrivimelo, forza. Siamo tu e io che cavalchiamo un T-Rex in Egitto. E papà dov'è? Al lavoro. Le mie responsabilità. È sempre troppo importante. La tua ossessione sta distruggendo questa famiglia. Ossessione? Sarei ossessionato. Stai perdendo l'infanzia di tua figlia perché sei sempre in qualche sepolcro dall'altra parte del mondo. Perché non puoi accontentarti di quello che hai? Per l'amor del cielo, smettila con questa storia. Papà? Per favore, Amelia, capiscimi, questa è la missione più importante di tutta la mia vita. Insomma, cosa vuoi che faccia? Papà! Papà! Buongiorno. Vedo della gente laggiù. È meglio se ci parli tu. Ciao. Conosci qualche posto dove passare la notte? Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? No. Prima sono passate delle persone in cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità? No, direi di no. Ho bisogno di una pausa. Seguitemi. Ah.
Dovete scusarmi per tutte queste domande, però l'unico B&B in città è, beh, il mio. Non si è mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby. Lara. Venite, sedetevi. Carlos, 3. Quindi, che ci fate qui esattamente? Seguivamo una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. E siete usciti illesi dallo schianto? Beh, in realtà volavamo bassi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Maya? Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì, lunga storia. Oh. Grazie. Voi non mi sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche, è una specialità? No, se non cresce nella giungla. No, non dirmi che ti sei perso i nostri alberi di pesce. Dove l'hai presa? Messico. Perché? Ho già visto questo simbolo. Dove? Ci sono delle rovine qui. Ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Ah, fai come vuoi. Ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. Credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Ehi, mi era sembrato più grande da fuori. Che cosa fai? Jonah, guarda. Issel e Shashel, le gemelle si riuniscono. Che cos'è? Lara! Cosa? Non dovevamo rompere niente. Non lo sto rompendo. Sto recuperando l'originale. Qualcuno ha provato a occultarlo. Le gemelle si riuniscono prima di intraprendere il cammino dei vivi. È stato alterato. Come quella cosa in Messico. Dovrebbe condurre al prossimo indizio. Vai, io resto qui. Vedo se c'è qualcos'altro. D'accordo. Grandioso! Accidenti. La Trinità è già qui e sta provando a entrare. Mi avvicino per dare un'occhiata. Jonah, il comandante Rourke è qui in Perù. Ha ordinato alla Trinità di isolare uno scavo sotto un vecchio pozzo petrolifero. Vuoi andare a vedere? Sì, controllo cosa hanno trovato. Rourke era a Cozumel quando Dominguez ha preso il pugnale. Devono aver capito come raggiungere la città segreta. Jonah. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Ah,
Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo, ho delle buone notizie. Che diavolo era? Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Di loro di sbrigarsi, maledizione! State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Jonah! Abby! Ehi, Lara! Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistacco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Jonah! Siamo scesi di sotto! Ehi! Siete già scesi? Stavamo aspettando te. Cosa credi che troveremo? L'affresco mostrava una serie di prove. Forse conosco un'altra strada. Ok, vado avanti io. Ci vediamo dall'altra parte. Sono finite in una specie di caverna. Ci sono delle tracce, c'è stato qualcuno. John! Jonah, riesci a sentirmi? Sono arrivata alla prima prova, il ragno. Ora mi metto a salire. Incredibile. Jonah, sono alla prova successiva, l'Aquila. Credo c'entri qualcosa il vento. Sono ancora diretto a ovest. Ora sto scendendo, c'è un fiume sotterraneo. Jonah, ho superato la prova dell'Aquila. Devo essere vicina alla città segreta. Jonah, qui la vista è stupenda. La città segreta deve essere vicina. Lara, sono passato! Sto arrivando! Jonah! Cavolo! Ok, devo stare più attenta. Posso restare qui. Sto cedendo. Ci è mancato poco. Jonah, forse l'ho trovata, la città segreta. Mi metto a cercare il serpente con l'occhio d'argento. Ehi! Ehi! Posso aiutarti? Vattene! Tu non sei dei nostri! Senti, lo so che fa male, ma... Mau Putul!
La Trinità. Chi sei? Che ci fai qui? Sono una ricercatrice, Lara Croft. Torneranno. Mettiamoci al sicuro. Prendila. Non sei solo mio figlio, sei il mio erede. Non devi correre rischi inutili. Se non fossi stato là, lei ci avrebbe trovato. Per fortuna tu stai bene. Se non fai parte del culto, come hai trovato questo posto? Ho seguito la mappa di un tempio. A dire il vero, mi aspettavo delle rovine, non voi o tutto questo. Il culto, perché ha attaccato tuo figlio? Ho già visto quei simboli, è l'ordine della Trinità, sto cercando di fermarli. Fermarli dal fare che cosa? Stanno cercando un manufatto, una specie di scrigno, legato a una dea della luna. E tu perché lo vuoi? Vuoi rubarlo? Venderlo? No, però la Trinità, il culto, non deve prenderlo. Sono pericolosi. Perché? Che cosa ti hanno fatto? Hanno ucciso mio padre. Posso mostrarti una cosa? Sai dirmi che cos'è quello? Questa è Paititi. Ti trovi qui. Paititi, la città segreta. Ma che cos'è quest'occhio? Quello è un luogo di morte e di sacrifici. Credi che il tuo manufatto sia lì? Esatto. Nessuno è mai riuscito a tornare. Io ci proverò lo stesso. E lo faresti soltanto per fermare il culto? Sì. Portatelo qui. Stai bene? Conosci quest'uomo? È un mio caro amico. Abby? Sta bene. Chi altro ti cerca? Nessun altro. Stiamo cercando la stessa cosa, credo. Ti porteremo il serpente con l'occhio d'argento, ma il tuo amico resta qui. Non andrai molto lontano, se menti. E per lui non sarà un bene. Non ce n'è bisogno. Sta tranquilla. Resto. Edsley, dai dei vestiti a questa donna. Uchu, tienilo sotto controllo. Tornerò il prima possibile. Va bene. Bel posticino. Silenzio. Thank you.
so il tuo nome. Le mie scuse. Come leader dei ribelli, devo essere calma. Sono la legittima regina. Onorato. Hakan! Che significa? Adepti, in attesa che la loro divinità appaia. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma il capo del culto prenderà il mio posto per ascendere alla divinità. Crede di poter ricreare il mondo e vivere in un paradiso di sua invenzione. Ricreare il mondo? Cosa? È che ho già sentito queste parole. Eccolo! Io lo conosco. È il dottor Dominguez. Osservate! Ecco la chiave della nostra unità e salvezza! Presto, i nostri sogni di pace e di serenità si avvereranno! Lo chiamano già Kukulkan, ma il suo vero nome è Amaru. È nato qui, ma è stato cresciuto in segreto dai profani. Il popolo crede in lui. E tu, invece? Il mio defunto marito Saidi era suo fratello. Avevano opinioni diverse sul futuro di Paititi. Quando Saidi è morto, Amaru ha voluto abbracciare il culto. Avete visto la tempesta? Temete che il peggio non sia ancora arrivato? Farò in modo che Paititi continui a prosperare e crescere per sempre! Lo conosco bene. Se Amaru avesse successo, chiunque si opponesse non conoscerebbe mai questo paradiso. I ribelli verrebbero abbandonati. Non se non trovano lo scrigno. Sì. L'unica speranza è trovarlo per primi. Forse Amaru può ancora tornare sulla retta via e ragionare. A morte i profani! Arriverà il castigo! Hakan, ora basta! Dobbiamo colpirlo adesso che il serpente è sotto tiro. Giustizia sarà fatta a tempo debito. Non mettere a rischio la ribellione per la tua impulsività. Etsli, in avanscoperta. Ci vediamo alle pendici della montagna. Ultimo avvertimento. Segui, Etsli. Il travestimento non ingannerà le guardie. Ok, troverò lo scrigno. Non dovevate creare problemi. Ero solo uscita per fare due passi con mio figlio. Amaru sta perdendo la pazienza. Non accadrà più. Jonah, puoi rispondere? Sì. Uchu e io ci siamo accampati. È tutto ok. Dominguez è qui. È lui il leader del culto di Kukulkan. È quello contro cui si battono i ribelli di Un'uratu. Cosa? È qui da anni. La Trinità ha il controllo di Paititi. Oh. Andrò all'occhio del serpente. Dobbiamo prendere lo scrigno prima del prossimo cataclisma. Dov'è mia madre? Sta parlando con le guardie e Hakan. Com'è? Fuori i Paititi. Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paititi? Più grande di 100 Paititi. Davvero? Poi mi ci porti? Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta?
dal tanfo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio, il culto tiene l'aria sotto controllo. Un serpente. Ecco cosa cerca la Trinità. Ecco il principino ribelle. Ashley! Laggiù, prendetela! Hanno catturato Ashley. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? È una chiave. Dovrebbe appartenere al Tempio della Montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. C'è un'altra strada? Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Ashley e cercheremo lo scrigno. Io penso a mio figlio. Tu cerca lo scrigno.
di Shokol! Galadriel! Madre! Mucciù! Portalo fuori di qui! Jonah! Come sta, Ezri? Bene, l'hanno liberato, ma Unurato è stata catturata. Nonno, tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. Di scorgere un tempio laggiù. Meglio sparire. Non sono entrati. Queste figure ricordano quelle creature, ma sono aggraziate. Yashin. Le divinità protettrici. Lo scrigno di Ishel è stato forgiato in paradiso, poi è giunto sulla terra. Lo scrigno l'avranno fatto loro. Né i falsi dei, né i fanatici saranno autorizzati a passare. Lo stanno proteggendo. È per questo che mi hanno attaccato così. Tengono qui lo scrigno fino al risorgere del sole. Qui. Deve trovarsi qui. Un'eclissi e un airone. Come i tatuaggi sul braccio di Unurato. Dov'è lo scritto? Thank you.
Forse potrebbero darci supporto. L'hai trovato? Era una trappola. Lo scrigno non c'era e... hanno preso un murato. Lo sappiamo. Stiamo pensando a un piano. La tengono prigioniera nel vecchio tempio. Hakan l'ha attaccato, ma l'hanno preso. Attaccheremo il ponte che porta alla prigione. Troppo aggressivo. E se mi arrampico qui, la libero e poi do il segnale d'attacco? Può funzionare. Ezli sta perlustrando il tempio nella città alta. Può trovarti un ingresso. Vado a parlare con lui. E noi ci terremo pronti a intervenire. Sì, d'accordo. Per sicurezza e forza. Ti ringrazio. Lara. La tirerò fuori. Lo so. Il travestimento da guardia del serpente è perfetto. Ho la frase d'accesso per la prigione dove tengono mia madre. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Grazie. La tireremo fuori, Ezli. Solo degni e sapienti possono entrare in questo luogo. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Passa pure. Amaro, ricordati chi sei. Io sono uno di voi. Certo. Per questo mi hai fatto arrestare. Se mio fratello fosse vivo, riposi in pace. Già, lui direbbe che i conflitti sono uno spreco di tempo. Torna a casa. Sono a casa. Questa è la mia casa. Un'Uratu prova soltanto a immaginare come prospererà Paititi quando sorgerà un nuovo mondo privo di minacce esterne. Sei tu l'unica vera minaccia. Vuoi ricreare il mondo? Tutti creiamo il destino, insieme perfino adesso. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per Paititi. Tutto! Quando era divisa, l'ho unificata. Sono l'unico che vede la vera minaccia qui. Tu vai e vieni, come se le tue radici non fossero qui. Sì. Io ho vissuto nel mondo esterno e so che cosa sta per arrivare. Sta avanzando, cresce ogni giorno. Paititi non può sopravvivere all'invasione e tutto quello che siamo verrà usurpato o distrutto. Allora dovremmo combattere tutti insieme, secondo l'usanza del nostro popolo. Ridando vita al sole, eh? Purtroppo quello renderà Paititi sicura solo per poco. Ma poi non potrà impedire che venga scoperta, che venga invasa. Il nostro destino così sarà segnato. No! No, noi dobbiamo essere preparati. Devi fare una scelta. Unisciti a me. Mi serve la tua intelligenza, la tua resistenza nel mio mondo. Un mondo dominato dal culto di Kukulkan. O dovrei dire Trinità. E se il potere che vuoi, puoi averlo. Aiutami adesso, rendi Paititi un posto sicuro e poi, puoi starne certa, potrai governarla come vorrai. Io ti lascerò il trono. Te lo giuro. No. Io troverò lo scrigno e ridarò vita al sole. Possa la sua luce giudicarti. Ma perché hai così poca stima di me? Riportatela nella sua cella. Potete anche rinchiudermi, ma non tradirò mai il mio popolo. No, ma sappi che dovrai deluderlo. Lo scrigno non c'è.
un missionario, Andres Lopez. L'ha rubato 400 anni fa. Cosa? Sì, hai sprecato la tua vita cercando nel posto sbagliato. Ora vattene. Lo so. Sarò costretta a piegarmi ad Amaru. Tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto. Non lo permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato, tutti saremo distrutti. Ho trovato un altro indizio. Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e l'eclissi, gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sinchichika, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa, lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Intruso! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce,
Il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil. Yashil? Erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Che è successo agli Yashil? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio. Dio ribelli, dobbiamo fermarlo. No. Non senza un piano. E non a rischio. Senza tanta abbia. Stammi vicino. La folla potrebbe aggredirci. E minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Uhuru, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina alle chiese. Guarda cosa. Con questo sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Diceva di voler fermare la violenza. La vede come un mezzo per la sua scuola. Fanno a credergli così. Hanno paura. E fanno bene. Non manca. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Uhuru fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte.
Ok, l'eclissi e l'airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova nella... È qui! Qui è il comandante Rourke. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. Onorato. No! Da questo Edsley. È il legittimo erede. Deve guidare Paititi. È giovane, ma forte. È nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. Lo scrigno ti tenterà. Resisti. Siamo noi a crearci il destino. Vedrai che non ti deluderò. Jonah, dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Onorato? Dov'è Onorato? Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Oh no. Già. Dov'è mia madre? Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Ti appartiene adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole... Troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ucho, aiutali con la barca. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno.
Sta attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. E adesso? Torniamo a Kuak Yaku. Ci raduniamo e ripartiamo da lì. Tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Si vede. Non muoverti. No. Ciao, Lara. Chi parla? Sospettavo che curiosassi nelle mie comunicazioni fin dal Messico. Rourke. Comandante Rourke. Tu ascoltavi me e ora io ascolto te. Un'altra scossa premonitrice. Com'è sentirsi responsabile di tutti questi cataclismi? Di questa sofferenza? So cosa ho fatto. La tua espressione quando Dominguez te l'ha detto. Ma volevi averlo a tutti i costi, quel pugnale, vero? Lara, stai bene? Cos'era quel terremoto? Sono vicino a una raffineria, sta saltando tutto in aria. No, Jonah, non usare questo canale. Cosa? Ci ascoltano. Ok. Ti troverò. Jonah. Jonah, rispondi, ti prego. Non risponderà, Lara. Ma cosa? È morto. Puoi aggiungere il tuo amico Jonah alla lista delle persone che hai sulla coscienza. Va all'inferno, Rourke. Se vuoi recuperare il corpo, è alla raffineria. Verrò a prenderti.
Cardinal 2, ho agganciato il bersaglio. Di molte catastrofi. È colpa tua! Devo andare subito! Sono l'unica che può! Sei l'unica a poter fare cosa! Ok. Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così.
Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Giona! Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paiti. Andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? Chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa, lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd, io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft. Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca, sono dei guardiani. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla, potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca? Sì. Si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me, se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni? Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no?
C'è un affresco intero qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento è inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave data a Mendes? In qualche modo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Ha funzionato. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione. Ambulate dum lucem habetis. Camminate finché avete luce. Che è successo qui? Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Beck. Zero testimoni. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paetidi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Thank you.
Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi! Devi liberarlo. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà. Secoli e secoli di indipendenza. Migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta! Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Ti è saltato in mente. Se fossi stata tu, avrebbe funzionato.
Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucho. Se hai bisogno, chiama. Ok. Sta procedendo il piano, Edsley. Abbiamo delle idee. Ucho? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora, ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo. Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo.
Ezio, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok. Lo vedi quel fumo rosso? Sì. Do un'occhiata. Un Uratu ha detto che il fuoco Kremisi era il suo destino. Ok. Non mi piace troppo. Comando, qui Cardinal 2. Il ponte è stato distrutto. Ottimo. Cambi squadra. Coordinatevi con i mezzi di supporto. Cardinal 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni varco può essere sfruttato dal nemico. Altri elicotteri. Yash, mi sta sterminando. Cardinal 8, nemici avvistati. Cambio rotta verso 105. Stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo. Facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono ingenti. A tutte le unità, state alla larga dalle pareti. Raggruppatevi. Sovrapponete le linee di tiro. L'origine del fumo. Posso arrivarci. Quando il fuoco Kremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu. Sei tu il fuoco Kremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Ishan.
Sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Croft. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Questo rito devo completarlo da solo! Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato! No! Gli spetta di dirlo. Dacci lo scritto. No, no, non posso. Devo proteggere Paetini. Tutti creiamo il destino. Non solo tu. Tutti noi. Insieme. L'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano e la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Quello che deve proteggere i politici!
anticipa i diti. Ti prego, Lara. Lo farò. Possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo. L'attacco di un giaguaro! Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. Ella, sei tu il mio assistente, non lo sai? Oh, giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero... Credo che si possa organizzare e compreremo un taccuino nuovo per i tuoi disegni. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Kremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara. Onorato, mia madre, guerriera, ribelle,
regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Allora torna qua che acuto domani. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah. Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrai tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. No, oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta, aspetta. Ezli, ti va di mostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah. Ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa.